Solar Plus e Trentino Volley, insieme con inesauribile energia. Rafael, uno dei protagonisti oggi, una partita che è iniziata con una battaglia autentica. Il primo set vi hanno messo davvero sotto in tutti i fondamentali, poi però avete dimostrato che non siete campioni d'Europa per caso. Sì, sì, è vero, loro sono una squadra molto forte, soprattutto quando giocano dentro di casa. Cioè, hanno una battuta fortissima, sono molto aggressivi, poi un palazzetto caldo così, un tifo incredibile. Quindi secondo me è stato un bel spettacolo, una bella, cioè, il campionato italiano è così, ogni partita è uno spettacolo, è una battaglia. E adesso, cioè, la terza partita in casa sarà molto importante. Sappiamo che sarà ancora più dura, ancora più difficile, perché quelli non mollano mai, e è giusto e bello. E quindi entriamo lì a casa al 100% per cercare di trovare un'altra vittoria. Dal punto di vista tattico, all'inizio il muro ha faticato moltissimo, poi probabilmente fra il primo set e il secondo Rado e Roberto Cerniotti vi hanno dato delle indicazioni per saltare in modo diverso e avete ingabbiato praticamente tutti gli attaccanti di San Giustino. Sì, è vero, cioè, il muro è molto legato con la battuta, e la nostra battuta nell'inizio partita, cioè, non siamo riusciti a mettere quella pressione che di solito mettiamo in ogni partita, quindi è stato un po' più duro. Poi siamo un po', cioè, abbiamo preso un po' riferimenti, siamo abituati un po' col palazzetto e quindi siamo stati un po' più aggressivi in battuta e conseguentemente, cioè, il muro ha funzionato. Vista in prospettiva, comunque è sicuramente più utile giocare una partita combattuta come questa che un 3-0 facile, è sicuramente più allenante. Sicuramente è molto più bello, pure, cioè, una partita di questa qualsiasi giocatore al mondo magari voleva giocare, perché è veramente una partita bella, una partita dura. Loro giocano veramente bene, un pubblico caldissimo, un ambiente bello della pallavolo. Quindi sono contento di far parte di questa storia, di far parte di questa storia della Trentino Volley, giocare un campionato fortissimo come questo. Spero di trovare altri risultati positivi per le squadre. Una nota positiva oggi l'ingresso di Leonardi, un po' a sorpresa, nessuno se l'aspettava, gli hai anche dato fiducia, ha conquistato un ace, dunque un'altra vittoria del gruppo, lo diciamo sempre ma lo riaffermiamo. Sicuramente, la forza della nostra squadra è sempre stato il gruppo, cioè ognuno è consapevole di quello che deve fare, cioè di dare il suo contributo, di sapere che un punto è importantissimo per tutta la stagione, magari un punto cambia tanta cosa. E quindi la nostra forza è sempre quella. Complimenti a questi che entrano e fanno il lavoro, siamo sicuri che avremo ancora più bisogno di tutti.